La tensione cresce per l'inizio di questa fantastica sfida di coppa tra Milan e Pescara. Massimo è qui accanto a me e ci darà ora qualche indicazione sulle due squadre in campo. Grazie Giacomo. Pescara, squadra impeccabile dal punto di vista disciplinare. L'allenatore ha la possibilità di scegliere tra l'intera rosa oggi. Milan, l'allenatore è nell'invidiabile condizione di non avere giocatori infortunati e di disporre dell'intera rosa. Difesa gremita. Ahi, un brutto intervento e giusta punizione concessa dall'arbitro. Il portiere dovrà stare allerta. Respinto dalla barriera. Colpisce in avanti. Si è involato. Che brutto tackle. Lo ha proprio falciato, forse erano già volate parole grosse tra i due giocatori. Beh, decisione giusta dell'arbitro, penso, appena fuori dall'area di rigore. Il giocatore allontana bene di testa. Ottimo intervento. Grande sgroppata. Gli ha tolto bene la palla. Splendido, ottimo controllo. Oh, una galoppata davvero fantastica, un'azione personale da cineteca. Un gol che rimarrà negli annali. Azione decisamente da rivedere. Uno a zero il punteggio. Baldi. Sì, difesa impeccabile. Pallone giocato all'indietro. Grande corsa. Salta l'uomo. Il pallone colpisce il portiere che non aveva nemmeno tentato un intervento. Fa tutto da solo. Che gol fantastico! Ha fatto tutto da solo e ha battuto il portiere. Un gol incredibile. Vediamo ancora una volta il gol. Due a zero il punteggio alla fine del primo tempo, ma la partita non è ancora decisa. Terminato il riposo, i giocatori scendono in campo per la seconda frazione di gioco. È iniziata la seconda metà della gara. Tutti costretti in area. Colpo di testa a seguire. Che sgroppata. Questo è uno dei gol più belli che abbia mai visto. Ha corso lungo praticamente tutto il campo e ha messo la palla in rete. Fantastico. Rivediamo dunque l'azione. Tre a zero il punteggio. Hanno il controllo della gara. Rachini. Rachini. Copre bene. Controlla la palla con il tiro finisce direttamente sul portiere. Baldi. Conquista il pallone. Sì, intuisce bene. Gli ha chiuso tutti gli spazi. Ngoti. Pallone a lato per la rimessa. Pallone giocato con la testa all'indietro. Ha rubato palla senza commettere fallo. Ed è gol! Il portiere si dispera incredulo.
Ecco il replay immediato. Vale la pena rivedere l'azione. 4-0 il punteggio. Un vantaggio tranquillizzante. La palla è incollata ai piedi. Inganna il difensore. La messa alle spalle del portiere nell'angolo alto della porta. Un gol stupendo. Una difesa davvero traballante. Due gol subiti nel giro di un minuto. Un'azione fantastica da rivedere assolutamente. Si chiude dunque la gara di andata con un ottimo risultato in vista del ritorno.